Ogni viaggio obbliga all'abbandono di qualche certezza. Viaggiare richiede ogni energia e capacità di cui si dispone. Un incipit chiaro ed efficace per raccontare i tre viaggi in Asia centrale di Duilio Giammaria, inviato del TG1. Storie di luoghi e persone descritte nel libro Seta e Veleni, racconti dall'Asia centrale, edito da Feltrinelli e presentato venerdì 11 gennaio a San Benedetto, nell'ambito degli incontri con l'autore organizzati dalla libreria La Bibliofila. Territori incontaminati, luoghi che sono non luoghi, steppe desertiche che diventarono il centro di sperimentazione, produzione e stoccaggio di micidiali ordigni chimici, biologici ed atomici. Paesi come il Turkmenistan o il Kazakistan, raccontati ai più come meri laboratori, la cui storia si interseca però con la cultura millenaria che passava lungo la Via della Seta. Piste, sentieri e leggende che evocano misteri ed avventura sullo sfondo di città come Samarcanda e Khiva. Abbiamo parlato con l'autore prima del suo incontro con il pubblico. E Seta e Veleni, questo è il suo ultimo libro. E anche il primo, eh? Anche il primo. Sì, sì, non ho mai scritto nient'altro. Beh, è andata bene come prima volta. Tocca a voi dirlo, ovviamente, ma insomma, spero di sì. Senta, in questo libro c'è sia il viaggiatore, che quindi va dal Mar Caspio fino al mare d'Aral, però c'è anche il cronista che racconta la storia e lo fa praticamente dalla fine della Guerra Fredda fino ai giorni nostri. Sì. Ecco, come ha fatto a raccogliere tutto questo materiale, il cronista? Ma il cronista puro secondo me non esiste, cioè quando sei a confronto con realtà così complesse devi anche essere capace di attingere al tuo bagaglio culturale e non solo a quello degli studi passati ma a quelli degli studi recenti, cioè devi entrare, devi leggere decine e decine di libri, devi trovare testi di riferimento. In questo caso nell'Asia centrale è stato particolarmente difficile perché mancano molto i testi, cioè è una zona particolarmente sconosciuta per vicende storiche, perché è stata una delle zone meno visitate nel mondo, sia perché è una zona molto remota e difficile da raggiungere anticamente, sia perché poi durante l'Unione Sovietica faceva parte dei territori totalmente off limits per gli stranieri, no? Quindi, e anche per i giornalisti, quindi a maggior ragione è stato difficile raccogliere delle fonti. Ancora oggi è una zona molto difficile dove viaggiare, cioè ancora oggi ottenere un visto, riuscire ad andare nei posti, insomma, tant'è vero che io ho dovuto farlo quasi in maniera, diciamo, vivendo un po' alla macchia, diciamo, soprattutto nel primo viaggio, quando le autorità uzbeke ci volevano impedire di raggiungere il Mar d'Aral, diciamo, no? Senta, per tornare al titolo, Seta e Veleni, perché si conosce così poco della seta, invece i giornali, i telegiornali ci parlano sempre dei veleni di quella zona lì. È colpa dei media se questa cultura sembra, se la cultura dell'Asia sembra ormai decaduta? Perché non se ne parla più? No, beh, la seta ovviamente è un patrimonio culturale, storico, importantissimo, perché lì passava le vie della seta e perché poi i romani, no, i nostri avi hanno consumato moltissima seta e hanno avuto grandi rapporti. I veleni fanno parte della storia più recente, è vero, cioè quella, diciamo, dell'ex Unione Sovietica, della Guerra Fredda, di questo arsenale atomico di armi biologiche terribile che purtroppo è tornato di moda anche recentissimamente, quando per esempio in un bar di Chelsea viene ucciso attraverso un tè con il polonio un'ex spia sovietica nemica di Putin, insomma c'è tutta la vicenda, diciamo, della... È ancora oggi una zona di grandi intrighi internazionali, questa è la cosa interessante per cui è giusto tenere d'occhio questa zona. Per questo motivo qui e per l'altro motivo che è quello dell'energia, cioè gran parte delle riserve energetiche del mondo in questo momento sono lì, quelle inesplorate soprattutto. Senta, io vorrei chiudere, lei è un grandissimo cronista che ha viaggiato molto, è stato anche in Iraq, oggi casualmente in Iraq per la prima volta a memoria d'uomo è caduta la neve, alcuni l'hanno preso come un segno di pace. Devo farle questa domanda? Significherà qualcosa? Sono rimasto anch'io sbigottito da questa notizia e devo dire, immagino che i miei amici iracheni siano veramente sorpresi. Immagino le facce. C'è da immaginare le facce, anche perché è gente che ha molto la sensibilità, diciamo, dell'ambiente naturale, che è un ambiente abbastanza estremo. Certo, cos'è? La manna biblica, no? Cioè, credo che molti la interpreteranno come un segnale. Speriamo che significhi un segnale di pace, speriamo veramente, perché questa gente qui ha veramente un gran bisogno di trovare un equilibrio che per anni gli è stato strappato via.
Il giornalista, attualmente impegnato in TV con Uno Mattina, è stato presentato dalla collega del Messaggero Tiziana Capocasa in un incontro in cui sono state proiettate le immagini dei reportage di Gianmaria, in un viaggio che non censura gli orrori della guerra strategica, così come la poesia di paesaggi misteriosi ed affascinanti, tutti da scoprire.